Torna l'approdo, il rotocalco settimanale di informazione di Super J, quest'anno con tante novità, attualità, servizi, inchieste, dibattiti. Vi aspetto con l'approdo. Dopo lo stop forzato della scorsa settimana, il Loreto riparte dalle mura amiche ospitando la San Giustese prima della classe. Con l'obbligo di riscattare il passo falso contro il Monte Giorgio, i ragazzi di Moriconi dovranno fermare la lanciatissima San Giustese in procinto di allungare in classifica. Prima occasione per gli ospiti su questa bella palla di Francia da corner che trova Badiali, si impegna a tomba per evitare il gol. Poco dopo Badiali libera Preusmans che si lancia in area, non può far altro che stenderlo Ciminari. Sul dischetto si presenta Tascini battendo con freddezza tomba che intuisce soltanto ed è 1-0 per gli ospiti. Immediata la risposta dei padroni di casa, Agostinelli viene servito con un lancio perfetto di Moriconi e si invola in porta. Fa sembrare tutto facile il folletto biancoverde che salta Chiodini e fa 1-1 al quarto d'ora. Alla mezz'ora Francia si trova una ghiotta occasione per segnare e tenta il colpo sotto misura, disinnescato dall'attento tomba. Sul ribaltamento di fronte Khedira entra in area ma viene steso, inutili le proteste, tutto regolari per il signor Tassi. Gli ospiti hanno una ghiotta occasione intorno al 40°, su corner Francia viene servito in area e crossa favorendo il gol di Badiali, ferma tutto il signor Tassi per un tocco di mano di Garbuia sul cross e fischia il secondo penalty per i ragazzi di Cudini. Ancora Tascini dal dischetto ma stavolta con un grande riflesso tomba evita il gol. Primo tempo che termina 1-1 rispecchiando i valori in campo. I rossoblù si dimostrano pericolosi come sempre schiacciando gli avversari che si trovano a tener botta e a ripartire velocemente. Secondo tempo che ricomincia più o meno come il primo, con Loreto leggermente più grintoso e determinato. Infatti, i padroni di casa, intorno al quarto d'ora, con Agostinelli, che trova Garbuia sul secondo palo, fa sponda per Khedira. Da due passi, il talentuoso under biancoverde fa il 2-1 e porta i lauretani in vantaggio. Poco dopo, sempre Loreto, con Bruciapaia, cerca il gol dai 20 metri, tutto facile per Chiodini. Ospiti che mettono fuori la testa al 20°, con Tascini che si carica sulle spalle i compagni e viene steso in area da tomba. Terzo rigore fischiato dal signor Tassi. Stavolta si presenta Miani sul dischetto, ma la giornata non è delle migliori. Tomba, da gran portiere, intuisce e para anche questo, chiudendo di fatto la porta in faccia agli avversari. Buona occasione per gli ospiti su questo cross di Badiali, che attraversa tutta l'area e finisce sui piedi di Preusmans. Buono il controllo, meno la conclusione del numero 7 rossoblù. Ci provano ancora gli ospiti con questo cross di Calamita, sul quale prolunga Miani. Gioco fermo dopo una mischia in area e pericolo scampato. La parte finale della partita vede gli ospiti attaccare a testa bassa alla ricerca del pareggio, con i padroni di casa che si piazzano a far muro di fronte ad un'insuperabile tomba, senza dubbio il migliore in campo. Partita che termina 2-1 per i padroni di casa, che reagiscono subito al KO di due settimane fa, fermando la capolista, che era reduce da 9 risultati utili consecutivi e si troverà a dover ripartire dalle mura amiche.